Buongiorno, mi chiamo Massimiliano Marino e niente, questa intervista è per Brick Italy e al Be Comics di Padova. Al Be Comics di Padova ho portato un piccolo lavoro che ho sviluppato in circa un 2-3 weekend. Molti di voi l'avranno già visto, è un piccolo diorama in microscala tema Maya Aztechi. Adesso non so se sia più Maya o più Aztechi, cioè, sto vedendo adesso che c'è della vegetazione che è caduta, però insomma la rimetteremo su. E niente, l'idea è nata dalla mia passione per i popoli antichi e in particolare per i Maya e gli Aztechi, che sono molto misteriosi. Volevo fare un diorama a grandezza minifig, però insomma, dato che per quello ci vuole un po' più di tempo, quindi prima o poi vedrà la luce, sono partito da un microscala, che è comunque una cosa che mi ha sempre affascinato, perché microscala ha il vantaggio di essere piccolo, ma per tutto il resto comunque sia, secondo me, e chi li ha fatti comunque sia mi può dar ragione, ha difficoltà tante quante farne uno in scala più grande. E i pezzi, non credete che perché è piccolo ce ne siano pochi, perché veramente quando li fai ti accorgi che ce ne vogliono una marea. Sono quattro basi, ci sono tre piramidi, più l'unica che è stata fatta su un reale palazzo è il Palazzo Reale di Palenque. Non ho rispettato proprio i colori perché avevo del tan, però comunque ho cercato di seguire un po' la linea originale del Palazzo Reale di Palenque che trovate in Messico, in Yucatan, adesso non ricordo. Qui invece vediamo una nave che sta arrivando. Sì, una piccola caravella che dimostra lo sbarco dei conquistadores. Infatti nel prossimo futuro diorama che vorrò fare saranno anche delle battaglie cruente, perché il Lego sì è un gioco per bambini, però insomma quando lo facciamo noi grandi personalmente penso che possiamo prenderci alcune licenze poetiche, diciamo, rispetto al classico gioco per bambini. Quindi se io rappresento qualcosa di storico, ci sono state delle battaglie, insomma anche che è giusto che si vedano determinate cose. Questo invece è il mio muro dei brick. Ho cercato di ampliare qualcosa e di creare qualcosa in particolare, seguendo sempre in microscala, anche perché per fare un muro insomma non possiamo allargarci troppo, e ho deciso di sviluppare Tatooine, perché la non mia ma nostra opera summa è stata Tatooine, che abbiamo demolito a dicembre, un diorama di 5 metri per 1,5, e questo è un piccolo omaggio a Tatooine, al pianeta di Star Wars che preferisco. Quindi omaggio sia alla mock che abbiamo realizzato in un anno e mezzo di lavoro. Mi rimane questo piccolo insomma presente che lo porto con me, dove aggiungo pian piano i brick di ogni evento a cui partecipo.